Capitolo 51: Il progetto del signor Rodolfo Nickelby e del suo amico, avvicinandosi a un buon esito, diventa inaspettatamente noto a una terza persona non ammessa nella loro confidenza. In una vecchia casa lugubre, buia e polverosa, che sembrava diventata decrepita insieme col proprietario e fattasi gialla e sordida col nasconderlo alla luce del giorno. Come egli aveva fatto col denaro che aveva accumulato, abitava Arturo Gride. Vecchie sedie e tavolini sgangherati, di rozza e grossolana fattura, e duri e freddi come il cuore del lavaro, erano tristemente schierati contro le oscure pareti. Armadi assottigliati, divenuti magri e logori nel custodire i loro tesori, e vacillanti come nel timore e nello spavento continuo dei ladri, si rannicchiavano negli angoli bui donde non proiettavano alcuna ombra sul pavimento, come per nascondersi e sottrarsi a tutti gli occhi. Un alto e lugubre orologio a pendolo sulle scale, con le braccia sparute delle sottili lancette e il quadrante che pareva la faccia d'un affamato, faceva tic tac con cauto bisbiglio e sonando le ore con la voce debole e incerta d'un vecchio, rantolava come se l'inedia l'avesse ridotto in fin di vita. Non c'era un canapè accanto al fuoco che invitasse a godersi comodamente un po' di riposo. Verano delle sedie e bracciuoli, ma poco ospitali, già che sporgevano le braccia sospettosamente e timidamente come se si tenessero in guardia. Altre erano fantasticamente assottigliate e crucciose, come se volessero arrivare alla massima altezza e di lì guardare ostilmente gli ospiti. Altri ancora si sostenevano sulle vicine o cercavano un appoggio contro il muro con qualche ostentazione per dimostrare a tutti che non metteva conto di scomodarsi a prenderle. La lettiera quadrata e scura sembrava fabbricata per macabri sogni. I vecchi cortinaggi avevano l'aria di stringersi in sottili pieghe per bisbigliarsi dall'una all'altra quando erano agitati dal vento la paurosa notizia dei tesori tentatori che s'annidavano negli armadi scuri ed ermeticamente chiusi. Dalla più misera e affamata stanza di tutta quella misera e affamata casa uscivano una mattina le tremole note della voce del vecchio Gride che cinquettava la finale d'una vecchia canzone dimenticata, la quale diceva Tarà, la, 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 ti assicuri la fortuna col gettare la pianella dietro la sposina bella. Egli ripete più e più volte la stessa strofa, con gli stessi striduli e tremoli toni, finché un violento accesso di tosse non lo costrinse a desistere e a continuare in silenzio il lavoro al quale era occupato. Il suo lavoro era di spiccar a uno a uno, dai reparti di una tarlata guardaroba, una quantità d'abiti vecchi. Desaminar ogni indumento minutamente, sollevandolo contro la luce e, dopo averlo piegato con grande esattezza, di metterlo sull'uno o sull'altro dei due piccoli mucchi accanto a lui. Non prendeva mai due oggetti di vestiario in una volta sola, ma sempre uno solo, non mancando mai di chiuder la porta della guardaroba e di girare la chiave fra una visita e l'altra fatta nell'interno. L'abito color tabacco Disse Arturo Gride, esaminando un soprabito frusto: Come mi stava il color tabacco? Ricordiamo un po'. Il risultato delle sue cogitazioni parve fosse sfavorevole perché piegò l'indumento ancora una volta, lo mise da parte e salì su una sedia per pigliarne un altro. cinguentando intanto: Che fortuna la rara! Se la sposina è giovane! Se la sposina è bella! Mettono sempre la parola giovane. Disse il vecchio Arturo, ma le poesie si scrivono soltanto per far la rima e questa è una sciocchezza che cantava la povera gente di campagna al tempo della mia giovinezza. Però un momento, giovane va benissimo. Significa la sposa! Sì, i, 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 significa la sposa, Dio mio, va benissimo! Va benissimo ed è vero anche, proprio vero! Per la soddisfazione di questa scoperta, ripete di nuovo la strofa, con maggiore espressione, scuotendo un paio di volte la testa. Poi riprese il suo lavoro. «L'abito verde bottiglia», disse il vecchio Arturo. «L'abito verde bottiglia ricordo che mi stava benissimo e lo comprai a molto buon mercato da un rigattiere e c'era...» Uno scellino ammaccato nella tasca della sottoveste. Pensare che il rigattiere non se n'era accorto, ma io me ne accorsi subito, esaminando la stoffa. Ah, che imbecille di rigattiere! E fu fortunato quell'abito verde bottiglia. La prima volta che me lo misi, morì arso nel suo letto il vecchio pari melloford, facendo scadere tutte le obbligazioni da pagare in morte. Mi sposerò con l'abito verde bottiglia. Margherita, Margherita Slidescue, mi metterò l'abito verde bottiglia. La chiamata, ripetuta due o tre volte all'uscio della stanza, fece accorrere una vecchia bassa, magra, sottile, dagli occhi spenti, tutta tremante e odiosamente brutta, la quale, asciugandosi la faccia rugosa in un grembiule sudicio, chiese in quel tono smorzato con cui parlano generalmente i sorti Avete chiamato voi o ha suonato l'orologio? L'orecchio mi va sempre peggio, e non so mai se siete voi o l'orologio. Ma quando sento un rumore, uno dei due deve essere, perché in casa non c'è nient'altro che possa farlo. Sono stato io, Margherita. Sono stato io. disse Arturo Gride, picchiandosi il petto per render più intelligibile la risposta. Voi, eh? rispose Margherita. E che volete? Mi sposerò con l'abito verde bottiglia. gridò Arturo Gride. È troppo buono per il patrimonio, padrone, soggiunse Margherita dopo aver esaminato un po l'abito. Non avete nulla di peggio? Un altro non va, rispose il vecchio Arturo. Perché no? ribatté Margherita. Perché non vi mettete l'abito di tutti i giorni senza cerimonie, eh? Non è abbastanza decente, Margherita, rispose il padrone. Non è abbastanza che? disse Margherita. Decente? Decente che cosa? disse Margherita vivamente. Arturo Gride mormorò un'imprecazione alla sordità della governante e le ruggì nell'orecchio. Non è abbastanza elegante. Voglio far una buona figura. Una buona figura? esclamò Margherita. Se lei è bella come dite, non guarderà molto a voi, padrone, siatene certo. E quanto alla figura che farete voi? Pepe sale, verde bottiglia, azzurro di cielo, o stoffa scozzese, sarà la stessa cosa. Con questa consolante assicurazione, Margherita Sliderskew raccolse l'abito prescelto e, incrociando le sottili braccia sul fardello, stette lì a torcere la bocca, a sogghignare, ad ammiccare con gli occhi cisposi, come una figura grottesca di qualche mostruoso lavoro d'intaglio. Hai l'umore allegro, hai, Margherita? disse Arturo con qualche malagrazia. Sì, credete? soggiunse la vecchia. Non sarà sempre così, però, se ci sarà chi proverà a comandarmi. E così io vi parlo chiaro, padrone. Nessuno, dopo tanti anni, si metterà sotto i piedi di Margherita Sliderskew. Voi lo sapete ed è inutile che ve lo ripeta. Non lo sopporterò. No, no. E non lo sopporterete neanche voi. Provate soltanto una volta e sarete rovinato. Rovinato, rovinato. Ah, poveretto me, non ci proverò mai, disse Arturo Gride, spaventato da quella profezia. Neppur per sogno, sarebbe molto facile rovinarmi. Noi dobbiamo stare molto attenti con un'altra bocca da cibare, dobbiamo risparmiare più che mai. Soltanto dobbiamo cercare che la sposa non diventi brutta perché mi piace di guardarla. Badate che la bellezza non diventi troppo dispendiosa! rispose margherita scuotendo l'indice ma anche lei può guadagnare margherita disse Arturo Gride in avida attesa dell'effetto che quella comunicazione avrebbe prodotto sul viso della vecchia sa disegnare dipingere ricamare una gran quantità di begli oggetti per l'ornamento delle sedie e delle poltrone pantofole margherita astucci d'orologio catenine di crini e mille piccoli graziosi gingilli dei quali non son capace neppure di dirvi il nome poi sa suonare il pianoforte, e quel che più ne possiede uno. E sa cantare come un uccellino. Non ci vorrà molto per vestirla e per mantenerla, Margherita, non credi? Se non diventate il suo zimbello, forse, rispose Margherita. Io il suo zimbello, esclamò Arturo. Sta pur sicura che non saranno le belle facce che si faranno zimbello del tuo padrone, Margherita. No, no, no. E neppure le brutte, cara la mia Sliderskew. aggiunse dolcemente in maniera di soliloquio. Voi state dicendo qualcosa che volete che io non senta, disse Margherita. So che qualche cosa dite. Povero me. C'è il diavolo in corpo a quella donna, mormorò Arturo, aggiungendo con una triste occhiata. T'ho detto che avrei affidato tutto a te, Margherita. Ecco quanto. Quando lo avrete fatto, padrone, non dovrete pensare più a nulla, disse Margherita a moda d'approvazione. Aspetta che faccia una cosa simile, pensò Arturo Gride. Benché formulasse distintamente in mente queste parole, egli non osò muovere le labbra per tema che la donna le scoprisse. Parve anzi quasi intimorito che ella avesse potuto leggergli i pensieri, perché le diede uno sguardo carezzevole, dicendo ad alta voce ripassa tutti i punti scuciti dell'abito verde bottiglia col miglior filo nero di seta. Piglia una buona matassa e dei bottoni nuovi per la giacca e... Questa è una buona idea, Margherita, e ti piacerà, lo so. Siccome io non le ho dato ancora nulla e alle ragazze piace qualche attenzione, ripulirai quella bellissima collana che ho di sopra e io gliela darò la mattina delle nozze. Gliela metterò io stesso intorno a quel collo affascinante. E gliela toglierò il giorno dopo. Hi, hi, hi. Dirò che voglio conservargliela e poi la perderò. Credi che sarò il suo zimbello, Margherita? Parve che la signora Sliderskew approvasse molto questo ingegnoso disegno ed espresse la sua soddisfazione con molte contorsioni e scosse della testa e del corpo, che non contribuirono affatto ad accrescere le sue attrattive. Così facendo si trascinò fino alla porta. E poi si quietò per scoccare un'acida e maligna occhiata e agitando la mascella inferiore da un lato all'altro mormorare nell'atto che saliva affannosamente le scale e si fermava a riprender fiato, quasi ad ogni gradino, delle cordiali maledizioni sulla futura signora Gride. È una mezza strega, credo disse Arturo Gride quando si trovò di nuovo solo. Ma è molto frugale ed è molto sorda. Il suo mantenimento non mi costa quasi nulla. Ed ella non può origliare alle porte perché non sente. Per i miei scopi è la migliore delle donne, la più discreta delle governanti, e vale tanto rame quanto pesa. Dopo aver esaltato con tanta espansione i meriti della domestica, il vecchio Arturo si mise a ripetere il ritornello della sua canzone. Avendo già scelto l'abito che doveva decorare le sue imminenti nozze, rimise gli altri, con la stessa cura con la quale li aveva tratti, negli stessi cantucci polverosi, ove avevano tacitamente riposato per parecchi anni. Riscosso da uno squillo alla porta, finì in fretta quella operazione e chiuse l'armadio. Ma non era necessario affrettarsi. Perché la discreta Margherita non s'accorgeva del suono del campanello che quando le accadeva di levar gli occhi annebbiati in su vedendolo dimenarsi sul soffitto della cucina. Dopo un breve indugio, però, Margherita trotterellò fin da lui seguita da Newman Nox. Oh, il signor Nox! esclamò Arturo Gride fregandosi le mani. Caro amico, che nuove mi portate? Newman, con una fisionomia ferma e immobile e il suo occhio fisso veramente molto fisso, rispose conformando l'azione alle parole «Una lettera, dal signor Nickelby. Il latore attende. Non volete prendere una... una...» Newman alzò gli occhi e schioccò le labbra «Una sedia? No!» rispose Newman. «Grazie!» Arturo aprì la lettera con mano tremante e ne divorò il contenuto con la massima avidità gorgogliando d'entusiasmo e leggendola parecchie volte prima di staccar gli occhi dal foglio tante volte la lesse e la rilesse, che Newman credette bene di rammentargli la sua presenza. La risposta, disse Newman, il latore aspetta. Vero, rispose il vecchio Arturo. Sì, sì, vi dico la verità, quasi me ne ero dimenticato. Pensavo appunto che ve ne stavate dimenticando, disse Newman. Avete fatto proprio bene a ricordarmelo, caro Nox. Veramente bene, disse Arturo. «Sì, scriverò una riga. Io sono... sono... piuttosto agitato, signor Noggs.» «La notizia è... cattiva?» interruppe Newman. «No, Noggs, grazie. Buona, buona, la più bella notizia. Sedetevi, vado a pigliare la penna e il calamaio e scriverò una riga di risposta. Non vi tratterrò a lungo. So che siete un tesoro per il vostro padrone, caro Noggs. Egli certe volte parla di voi in tali termini che... oh Dio, ne sareste stupito.» Posso dire che lo faccio anch'io e l'ho fatto sempre. Dico sempre lo stesso di voi. Allora sarà che Nox vada all'inferno, se mai, pensò Newman, mentre Gride usciva in fretta dalla stanza. La lettera era caduta sul pavimento. Guardandosi attentamente in giro, per un istante, Newman, spinto dalla curiosità di sapere l'esito del disegno che aveva urigliato dall'interno dell'armadio del suo sgabuzzino, la raccolse. E lesse rapidamente quanto segue. Gride, ho visto Bray stamane e gli ho proposto il giorno di post domani, come mi avete detto, per il matrimonio. Egli non fa alcuna obiezione, per sua figlia tutti i giorni sono uguali. Noi andremo insieme e voi dovreste essere da me alle sette di mattina. È inutile raccomandarvi d'essere puntuale. Nel frattempo non fate nuove visite alla ragazza. Ultimamente vi siete recato da lei più spesso del necessario. Frenate i vostri giovanili ardori per 48 ore e lasciate fare a suo padre. Voi non fate che disfare tutto ciò che egli fa e sa far bene. Vostro Rodolfo Nickelby. Fuori si udì un passo. Newman fece cadere la lettera di nuovo allo stesso punto, la premé col piede per impedirle di volar via, riprese il suo posto con un unico passo e assunse, come mai nessuno meglio, lo sguardo dell'inconsapevolezza e della indifferenza. Arturo Gride, dopo aver squadrato tutto in giro, vide la lettera in terra, la raccolse e, sedendosi a scrivere, diede un'occhiata a Newman Nox, il quale fissava il muro con tanta intensità che Arturo ne fu sgomento. Guardate qualche cosa di speciale, caro Nox? disse Arturo, tentando di seguire la direzione degli occhi di Newman, cosa addirittura impossibile e non riuscita mai a nessuno. Semplicemente una ragnatela, rispose Newman. Ah, questo è tutto. No? disse Newman. v'è incappata una mosca. Qui vi sono delle buone ragnatele, osservò Arturo Gride. Come nel nostro ufficio, rispose Newman. E anche delle mosche. Parve che Newman si divertisse molto a questa risposta, e con grande irritazione dei nervi d'Arturo Gride fece uscire una serie di schiocchi dalle giunture delle dita col rumore di una scarica lontana d'una piccola artiglieria. Arturo riuscì a finire la sua risposta alla lettera di Rodolfo, tuttavia, e infine la consegnò all'eccentrico messaggero. «Eccola, caro Nox!» disse Gride. Newman fece un cenno, se la mise nel cappello, e se ne stava andando quando Gride, la cui gioia da rimbambito non aveva limiti, gli fece cenno di attendere per dirgli, con un acuto bisbiglio e con un sorriso che gli coperse di rughe la faccia e quasi gli oscurò gli occhi. «Volete?» Volete accettare un goccettino di qualche cosa, un sorso solo? In segno d'amicizia, se Arturo Gride d'amicizia fosse stato capace, Newman non avrebbe bevuto con lui una stilla del più gustoso vino che si fosse mai fabbricato. Ma per vedere che cosa gli sarebbe stato dato e per punir l'ospite come meglio poteva, accettò immediatamente l'offerta. Perciò Arturo Gride si rivolse di nuovo all'armadio e da uno scaffale tutto carico di alti bicchieri fiamminghi e di strane bottiglie, alcune dal collo di cicogna e altre dalla grossa pancia olandese o dal corto collo apoplettico, prese una bottiglia polverosa di promettente aspetto e due bicchierini stranamente microscopici. «Non avete mai assaggiato nulla di simile?» disse Arturo. «È odor, acqua d'oro!» Mi piace per il nome, è un nome delizioso. Acqua d'oro, acqua aurea! Ah, poveretto me, è proprio un peccato berla. Siccome pareva che quasi gliene mancasse il coraggio ed egli si trastullasse col tappo in maniera da credere che volesse rimettere la bottiglia a posto, Newman prese uno dei bicchierini e lo fece tintinnare due o tre volte contro la bottiglia, come per rammentare all'ospite che ancora non aveva versato nulla. Arturo Gride con un profondo sospiro glielo riempì lentamente, ma non fino all'orlo, e poi riempì l'altro. Adagio, adagio, non lo bevete ancora, disse mettendo la mano su quello di Newman. Mi fu dato venti anni fa, e quando ne assaggio un sorsetto molto di rado, mi piace di pensarci prima e titillar la sete. Noi faremo un brindisi, faremo un brindisi, caro Nox. Oh! disse Newman guardando con impazienza il bicchierino Sbrighiamoci il latore aspetta Bene allora vi dirò a chi brinderemo sorrise Arturo Beveremo I, I, I. Beveremo a una fanciulla alle fanciulle disse Newman No no caro Nox rispose Gride fermandogli la mano A una fanciulla vi meravigliate perché dico a una fanciulla lo so lo so alla piccola Maddalena, questo è il brindisi, caro Nox. Alla piccola Maddalena. A Maddalena, disse Newman e aggiunse mentalmente che Dio la protegga. La rapidità e l'indifferenza con la quale Newman ingoiò la sua dose d'acqua d'oro fece un grande effetto sul vecchio, che rimase ritto sulla sedia e lo guardò fisso a bocca aperta, come se quella vista gli avesse troncato il fiato. Per nulla affatto turbato, però. Newman lasciò che quegli sorseggiasse l'altro bicchierino a suo agio o lo riversasse nella bottiglia, e se ne andò, dopo aver grandemente oltraggiato la dignità di Margherita Sliderskew col passarle accanto nel corridoio senza una parola di riconoscimento o di saluto. Il signor Gride e la sua governante, appena rimasti soli, si riunirono subito in una commissione di studio per discutere sui preparativi da fare per il ricevimento della giovane sposa. Siccome furono, come tutte le altre commissioni, estremamente noiosi e prolissi nelle loro deliberazioni, questa storia può seguire le orme di Newman Knox, alleando il vantaggio con la necessità, perché sarebbe stato necessario comunque di farlo, e la necessità non ha legge, come tutti sanno. Ti sei trattenuto a lungo, disse Rodolfo al ritorno di Newman. S'è trattenuto lui a lungo, rispose Newman. Va esclamò impaziente rodolfo dammi la sua lettera se te n'è andata una dimmi quello che ti ha detto se non ha scritto e non andar via ho da dirti due parole caro newman gli diede la lettera e assunse un'aria virtuosissima e innocentissima mentre il padrone rompeva il suggello e teneva gli occhi sulla lettera è eh certo che verrà mormorò rodolfo mentre faceva a brani la lettera so bene che verrà era necessario di dirlo Nox, per piacere, caro, chi era quell'uomo con cui ti vidi per via ieri sera. Non so, rispose Newman. Farei bene a rinfrescarti la memoria, caro, disse Rodolfo con uno sguardo minaccioso. Io vi dico, rispose Newman arditamente, che non so. Egli è venuto qui due volte a chiedere di voi. Voi eravate fuori, è tornato un'altra volta. Lo avete visto voi stesso fuori della porta. Ha detto che si chiama Brooker. Lo so. Disse Rodolfo. E poi, e poi? Bene, poi ha gironzato qui intorno e mi ha seguito per via. Egli mi segue tutte le sere e mi sollecita perché lo faccia parlare con voi. Dice che una volta è stato qui e non molto tempo fa. Vuol vedervi a quattro occhi, dice, e giura che vorrete sentirlo fino alla fine. E voi che dite? chiese Rodolfo dando un'occhiata penetrante alla sua vittima. Che non è affar mio e che non lo farò. Gli dico che può vedervi per via se vuole, ma no, egli dice che non serve, che non lo volete sentire, dice. Deve vedervi a solo a solo in una stanza chiusa, dove possa parlare senza paura. Voi subito, dice, cambierete di tono e lo sentirete pazientemente fino alla fine. Briccone insolente, mormorò Rodolfo. Questo è tutto quello che so, disse Newman. Ripeto che non conosco di che si tratta. Non credo che lo sappia neppure lui. Voi lo avete veduto e forse lo sapete. Credo di sì, rispose Rodolfo. Bene, rispose Newman in tono di protesta. Non v'aspettate che lo sappia anch'io, ecco tutto. Mi domanderete poi, perché io non ve l'abbia detto prima, che mi direste se vi raccontassi tutto ciò che la gente dice di voi? Come mi chiamate quando ve lo dico? Asino, animale! E sembra che mi vogliate mangiare. Questo era vero tanto che la domanda che Newman preveniva era sulle labbra di Rodolfo quello è un birbante matricolato disse Rodolfo un vagabondo tornato dalla deportazione un briccone liberato perché corre a infilare il collo nel nodo scorsoio un truffatore che ha l'audacia di tentare dei ricatti con me che lo conosco bene la prossima volta che lo incontri consegnalo alle guardie per tentativo di estorsione di denaro con menzogne e minacce capisci? e lascia a me il resto Dopo che si sarà raffreddate le calcagna un po di tempo in prigione, scommetto che quando non uscirà cercherà altre persone da spennacchiare. Senti o no ciò che dico? Sento, disse Newman. Fallo allora rispose Rodolfo e io ti compenserò. Ora puoi andare. Newman approfittò subito del permesso e chiudendosi nel suo sgabuzzino vi rimase a meditare seriamente tutta la giornata. Quando la sera se ne poteva andare, se ne andò quanto più poté veloce in direzione del centro, e si mise annidato dietro la pompa ad attendere il passaggio di Nicola. Poiché Newman era orgoglioso a suo modo, e non voleva parir come suo amico innanzi ai fratelli Ciribol, nello stato di triste miseria nel quale si trovava. Non era stato in attesa più di qualche minuto, che, avendo il piacere di veder spuntare Nicola, balzò dal suo nascondiglio per andargli incontro. Nicola, da parte sua, non fu meno lieto di incontrare l'amico che da molto tempo non vedeva, e così il loro saluto fu calorosissimo. In questo momento stavo pensando a voi, disse Nicola. Ah sì, soggiunse Newman. E io a voi. Non ho potuto non venir fin qui stasera. Sapete che credo di star per scoprire qualche cosa? E che cosa mai? rispose Nicola, sorridendo di questa strana comunicazione. Non so che cosa possa essere o non essere disse Newman. «È qualche segreto in cui è implicato vostro zio, ma che cosa sia non sono stato capace di indovinare, benché qualche forte sospetto io lo abbia. Non ve lo dico ora perché poi non abbiate una delusione». «Io avere una delusione?» esclamò Nicola. «Riguarda me?» «Credo di sì», rispose Newman. «Mi son messo in mente che deve essere così. Ho trovato una persona che evidentemente sa molto di più di quanto sia disposto a dir subito». E già si è lasciato scappar certe allusioni che mi conducono, ripeto, che mi confondono, disse Newman, grattandosi il naso terribilmente rosso e fissando intanto Nicola con tutta la forza visiva di cui era capace. Domandandosi meravigliato che cosa avesse potuto far salire l'amico a una tale altezza di mistero, Nicola si sforzò con una serie di domande di venire in chiaro della causa, ma invano. Newman non poté esser tratto ad alcuna affermazione più esplicita e non fece che ripetere le oscure allusioni già accennate e pronunciare un confuso ragionamento per dimostrare che era necessario procedere con la massima cautela che Rodolfo dall'occhio di lince lo aveva già visto in compagnia della persona sconosciuta già menzionata e che lui, giacché s'era preparato sin dal principio a una simile contingenza, aveva potuto con l'estrema riserva dei modi usati e l'abilità delle risposte, eludere tutte le domande di Rodolfo. Ricordando le tendenze del compagno, il cui naso in verità stava lì come un faro ad avvertire quanti lo guardavano, Nicola lo aveva condotto in una bettola fuori mano. Lì si misero, come talvolta avviene, a riandare l'origine e il progresso della loro amicizia e rintracciando i piccoli avvenimenti più salienti, arrivarono finalmente a Cecilia Ragosta e questo mi rammenta disse Newman che voi non mi avete detto mai il vero nome della signorina Maddalena disse Nicola Maddalena esclamò Newman quale Maddalena il cognome ditemi il cognome brei disse Nicola meravigliato è lo stesso esclamò Newman doloroso potete starvi con le mani in mano e permettere che avvenga questo odioso matrimonio senza tentar di salvarla che intendete Esclamò Nicola balzando in piedi matrimonio siete matto siete matto voi? È matta lei? Siete cieco, sordo, esanime, morto? disse Newman. Non sapete che fra 24 ore, in grazia di vostro zio Rodolfo, lei andrà sposa a un malvagio peggiore di lui se mai ve ne può essere uno peggiore? Sapete che fra 24 ore sarà sacrificata quant'è vero che voi state lì in piedi vivo. «A un vecchio briccone, un diavolo nato e vestito e invecchiato nelle arti diaboliche!» «Badate a ciò che dite!» rispose Nicola. «Per amor del cielo, badate! Io son rimasto qui solo, e quelli che potrebbero stendere una mano per salvarla son lontani! Che mai dite?» «È la prima volta che sento il nome di lei», disse Newman, soffocato dalla sua stessa energia. «Perché non me l'avete detto prima? Come dovevo fare a saperlo? Potevamo almeno aver tempo a pensare!» «Che cosa dite?» esclamò Nicola. Non era facile arrivare ad essere pienamente informato, ma dopo una gran quantità di strani gesti dal compagno che non servirono a rischiarar nulla, Nicola, che era quasi più esaltato di Newman Noggs, costrinse quest'ultimo a rimettersi a sedere e a dirgli tutto, per filo e per segno. Rabbia, stupore, indignazione, tremenda collera tempestarono nel cuore dell'ascoltatore, nell'atto che la trama gli si rivelava. Non appena capì tutto, balzò fuori, pallido come un morto e tremante in tutte le membra. Arrestatelo! esclamò Newman, inseguendolo. Egli commetterà una pazzia, ammazzerà qualcuno. Oh, lì, arrestatelo! Al ladro! Al ladro!